Expo 2015. Abruzzo, Italy. Ciao, sono Franco Deusanio, il vinosofo. Sono chiamato così perché dietro ogni mio comportamento, dietro ogni mia azione, c'è un pensiero dietro che mi guida. Sono il titolare di Chiusa Grande, un'azienda vitivinicola biologica nella provincia di Pescara, colline interne, dove c'è un clima veramente molto vocato per fare viticoltura di qualità, e produciamo vini di tutte le DOC, tutte le denominazioni principali che la regione Abruzzo ci offre come opportunità. Chiusa Grande come particolarità è quella di un territorio, come dicevo, estremamente vocato. Sono circa 5 corpi fondamentali e principali per un totale di 70 ettari che coltiviamo tutti secondo il metodo dell'agricoltura biologica. La cantina, dove trasformiamo le nostre uve, è nel comune, nel territorio di Nocciano, con una capienza di circa 13.000 ettolitri. Il mio modo di produrre è un po' particolare in quanto il mio percorso è a ritroso, quindi io progetto l'emozione, la parte finale che c'è della degustazione del vino. Una volta che ho progettato, quindi definito l'emozione che mi deve dare quel vino, facciamo un lavoro di traduzione delle emozioni in caratteristiche organolettiche che deve avere quel vino per dare quell'emozione. Un'esplicazione abbastanza veloce: per la nera e per la bianca sono i vini più importanti dell'azienda. Per la nera è il vino dedicato all'amore romantico, un po' dannato, che uno ha paura di perdere da un momento all'altro, e quindi a livello organolettico vino di grande personalità per appassionare, per affascinare, un vino con delle piccole spigolosità per evocare la passione e il tormento. Per la bianca, l'altra faccia della medaglia è l'amore assoluto e corrisposto, quell'amore che tu hai idealizzato e che rappresenta la gioia dell'amore associato ad un senso di serenità, di vita beata, tranquilla. Quindi vino di grande concentrazione, di estratto, perché è l'amore importante della tua vita, ma nello stesso tempo un vino che, come ruota sul palato, ti fa le coccole, ti fa le carezze. Punti fondamentali di questa vinosofia sono innanzitutto il fatto che il vino deve dare piacere in senso d'annunziano, visto che siamo nella terra di Gabriele D'Annunzio. Quindi io produco vini che devono dare proprio immediatamente un senso di piacere mentre si beve e un senso di piacere dopo che si è finito di bere. Questo significa vino con una grande attenzione al benessere psicofisico di chi beve, perché cerchiamo di produrre vini che abbiano anche in maniera abbastanza spiccata il concetto di seduzione, e questo comporta il fare vini un po' in controtendenza, cioè fare vini che hanno fatto la malolattica, quindi con un'acidità più equilibrata, un'acidità più dolce, vini che si lasciano bere più facilmente perché non ci sono grossi quantitativi di zuccheri per bilanciare l'acidità, e diciamo vini con una grande piacevolezza, anche perché si formano diciamo più alcol superiori che quindi danno una dolcezza naturale al vino. Poi il vino che ti invoglia a bere, perché contrariamente al modo ormai più diffuso, cioè quello della riduzione, che porta a vini estremamente profumati, ma profumi che poi svaniscono nel giro di poco tempo, vini che si destrutturano facilmente, invece noi lavoriamo i vini in ossidazione, quindi vini che ti seducono, che ti conquistano ad ogni sorso, perché il vino reagisce in maniera estremamente positiva con l'ossigeno quando ce l'abbiamo dentro il bicchiere. Poi vini molto salutistici, perché abbiamo o vini completamente senza solfiti oppure vini con dei livelli di solfiti molto bassi, e complessivamente il risultato finale è quello di vini molto digeribili, di vini che danno veramente questo senso di piacere nel berli, e questo piacere facciamo in modo che rimanga anche dopo che hai finito di bere, proprio come quando si incontra una persona che ti affascina e ti rimane qualcosa di piacevole in bocca anche nelle ore e nel giorno successivo. Chiusa Grande è
sicuramente mira sempre all'innovazione. Questo lo facciamo soprattutto, diciamo, nel marketing, nella comunicazione. Avendo brevettato la degustazione multisensoriale, c'è cioè una degustazione dove tutti i sensi partecipano alla degustazione del vino, e poi lo facciamo anche nelle tecniche, perché molto spesso abbiamo recuperato tecniche desuete, abbandonate, e noi le abbiamo reinserite in un contesto estremamente moderno, quindi di innovazione anche di processi. L'ultima innovazione, veramente secondo me molto molto interessante, è quella di aver rifatto il vino nelle vasche di pietra, di aver fatto vinificare i nostri vitigni più importanti, come il nostro Montepulciano, il nostro Trebbiano, il nostro Pecorino, in questi palmenti delle vasche di pietra che abbiamo realizzato con la pietra di Pietranico, con un risultato veramente interessante, cioè vini che hanno diciamo un livello qualitativo quantomeno paragonabile ai vini fatti con le più moderne tecnologie, ma soprattutto hanno una caratterizzazione come vini naturali, come vini autentici, che il consumatore riesce ad identificare in maniera estremamente facile e con grande apprezzamento. A questo punto non mi resta che salutarvi e invitarvi a venire a Chiusa Grande a vedere questa nostra realtà produttiva, i nostri metodi, a degustare qualche vino. E per cercare di invogliarvi lo faccio recitandovi la prima parte della retroetichetta del vino della seduzione. Nessun segnale del tutto esplicito e affascinante. La seduzione è lo spazio tra ciò che si mostra e ciò che si lascia immaginare e lentamente assaporare sorso dopo sorso. Expo 2015, Abruzzo, Italia.